Vediamo se riusciamo a collegarci allora con l'Ucraina, con la nostra corrispondente Irina Gulei. Buonasera Irina, ben ritrovata. Salve Lorenzo, sì, oggi dobbiamo dire che Lavrov ha fatto tante dichiarazioni, tra cui c'erano anche il peccato di quello che sta succedendo con il popolo ucraino. E dice che gli dispiace che noi adesso siamo sotto il controllo di quell'autorità che abbiamo, cioè il presidente Zelensky e tutti attorno a lui. E a lui cioè, sì, dispiace molto, lui è molto dispiaciuto di quello per il popolo ucraino. E non fa finta di non vedere che ogni giorno bombardano le nostre città. A proposito, Irina, tu c'hai, a proposito di bombardamenti, ci hai mandato dei video perché sono proseguiti anche quest'oggi i bombardamenti. Prima di concentrarci su alcune dichiarazioni dell'ONU, vorrei parlare di quanto accaduto a Odessa, perché oggi ci è arrivato proprio il commento anche della portavoce Maria Zakharova. Sì, allora se ieri la Russia ha detto che non ha a che fare con questa esplosione nel nostro porto di Odessa, oggi, e quello hanno subito citato le media della Turchia, oggi Maria Zakharova ha dichiarato che quelli colpi dei razzi c'erano effettuati dalla Russia, che nel porto c'erano le munizioni. Per adesso non sono, diciamo, le parti della Russia, quelli che hanno fatto dichiarazione, tranne Zakharova, oggi non sono accordate su quello cosa cercavano di colpire nel porto di Odessa. Se Zakharova parla delle munizioni, le altre parti parlano delle navi militari, e poi c'era anche un'altra versione che cercavano di colpire proprio un punto militare con i nostri soldati. Quindi non si capisce bene che cosa abbiano puntato. Il problema, anzi la conferma però, è che l'attacco è provenuto dalla Russia. Sì, sì, questa è una cosa più importante. Allora, finalmente, cioè se ieri dicevano che non hanno a che fare, oggi Zakharova ha detto che sì, quel colpo sul nostro porto è stato effettuato dalla parte russa. E quindi ieri diciamo il mondo ha reagito su quello che è successo, il mondo ha capito subito chi ha colpito il porto, nonostante le dichiarazioni della Russia. E allora c'era anche dichiarazione da Guterres, dall'ONU, ieri lui ha condannato quello che è successo nel nostro porto subito dopo subito dopo il contratto che abbiamo segnato con la Russia. Però New York Times ieri ha pubblicato un'altra, diciamo, un'altra dichiarazione da parte dell'ONU. Però questo diciamo, rappresentante da parte dell'ONU che ha fatto questa dichiarazione nell'articolo non hanno nominato. E allora questo rappresentante ha detto che quell'esplosione, questo colpo del razzo russo non viola quel contratto che abbiamo segnato con la Russia, cioè non contraddice a quello che abbiamo segnato ieri, l'altro ieri. Quindi fammi capire, Irina, una fonte non rivelata all'interno delle Nazioni Unite ha detto che in relazione all'accordo che avete firmato fra Ucraina e Russia lo scorso 22 luglio, quindi venerdì, due giorni fa, per quanto riguarda il trasporto del grano nel resto del mondo, non subisce modifiche nonostante il bombardamento russo. Sì, intende che quel contratto non parla dell'esplosione nel nostro porto, parla solo dei corridoi, dei corridoi che dobbiamo organizzare per le nostre navi.
Allora, sì, c'era questa dichiarazione. Il nostro portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha chiesto di chiarire di cosa si tratta e cosa significa questa dichiarazione. E oggi l'ONU ha fatto la dichiarazione, hanno spiegato che quel ponte che ieri ha parlato con New York Times non sanno di chi si tratta. E allora noi dobbiamo contare, contano solo le dichiarazioni di Guterres. Quindi praticamente però, non bisogna tenere conto delle dichiarazioni che ha fatto una fonte anonima all'interno dell'ONU, di cui l'ONU non conosce l'identità. Sì, ma questo gioco è molto... Cosa significa tutto questo gioco che abbiamo ricevuto da parte dell'ONU, da parte di New York Times, eccetera, eccetera? Dicono, poi smentiscono. È una cosa abbastanza strana da parte dell'ONU. Nel frattempo, sull'Ucraina continuano a piovere le bombe. Quest'oggi, oltre alla questione di Odessa, ha tenuto banco anche quanto accaduto a Mykolaiv, a Kharkiv e nella regione di Donetsk, se non sbaglio, Irina. Sì, continuano a bombardare queste città ogni giorno. Adesso vediamo Mykolaiv. Di quello ha parlato oggi il capo della regione, Kim. Lui ha parlato questo è il quartiere civile che è stato colpito, delle vittime non ha detto niente. Aspettiamo l'informazione. Poi anche Kharkiv è stato bombardato e il capo, il sindaco della città ha chiesto ai cittadini non usare il trasporto di mattino, perché proprio di mattino di solito i russi bombardano le strade, bombardano le fermate, e abbiamo visto anche con le foto che vi ho mandato prima che c'è tanta gente che è stata uccisa proprio sulle fermate, e quindi lui ha chiesto i cittadini di non usare il trasporto e le fermate di mattino. Poi anche Donetsk, la regione di Donetsk è stata bombardata oggi, hanno colpito due scuole e anche ospedali. Delle vittime adesso, anche delle vittime della regione di Donbass, di Donetsk, aspettiamo l'informazione. Irina, guardando un attimo all'estero, dopo il video di ieri di Boris Johnson che faceva parte dell'esercitazione e dell'addestramento dei vostri militari nel Regno Unito, dal Regno Unito c'è un'altra manifestazione di vicinanza, sempre all'interno del Partito Conservatore, non di quello che sembra essere, diciamo così, uno dei possibili candidati alla successione di Johnson, ovvero Rishi Sunak, ma di Liz Truss, che oggi ha fatto delle dichiarazioni anche a sostegno dell'Ucraina. Sì, Liz Truss ha detto che, cioè ha reagito subito a quello che ha fatto ieri la Russia nel nostro porto, con la dichiarazione che ogni razzo che lancia la Russia sull'Ucraina aumenta l'aiuto da parte dell'Inghilterra. Lei ha detto che l'aiuto che ci daranno aiuterà loro con noi fino al fondo, fino alla nostra vittoria. E poi anche Boris Johnson ha fatto una dichiarazione. Oggi lui si prepara per un'altra visita ufficiale prima di lasciare il suo posto. Perché lo sapete, Boris Johnson è premier dimissionario, ma fino al prossimo 2 settembre, se non vado errato, rimarrà in carica sia come primo ministro sia come leader del Partito Conservatore. Quindi Boris Johnson tornerà in Ucraina. Ti ringrazio molto, Irina. Anche per essere stata con noi questa sera. Grazie come sempre, Irina Gulei. Buona serata e buona fortuna, Irina. A domani. Grazie, Lorenzo. A domani.